Martedì 8:43. Sono io, ecco. Giovedì mattina sono andata dal mio medico di base per farmi dare le ricette dopo essere stata l'altro giorno dal ginecologo. E ragazze, la mia testa, cioè vi prego ditemi, questa cosa va avanti così, a un certo punto migliora, riprende a funzionare la testa, perché arrivo dal medico, tiro fuori quello che mi aveva dato il ginecologo e mi rendo in quel momento conto che avevo tutte le ricette, quindi potevo non andare, non dovevo prenotare per andare dal medico. E lui che è scoppiato a ridere. La cosa è drammatica della memoria. Comunque, sono anche passata a prendere un po' di vestiti, che devo dire la verità, quelli che ho preso fino adesso da H&M, stanno guardando tutti in piazza, tipo questo mi piace, questo è H&M Prima Man ed è bello, ma Zara non posso più prendere niente, cioè posso prendere ma di una taglia più grande, devo salire con le taglie, più andiamo avanti. Quello che invece vorrei fare io è tipo comprarli così, cioè che ci posso crescere dentro, perché comunque sono 9 mesi, sì, poi ci sarà tutto il tempo che servirà per tornare, perché il fisico torni com'era, ma non vorrei, cioè vorrei sentirmi bella in quello che indosso. È difficile in gravidanza vestirsi, devo dire la verità. Pensavo fosse più facile, invece è difficile. E non spendere la fortuna. Comunque adesso vado al supermercato, poi faccio vedere tutto. E se mi vedessero adesso Andrea e i miei genitori, mi ammazzerebbero, che non mi lasciano tenere neanche la roba più piccola. Adesso ce ne torniamo a casa. Passata al supermercato perché devo prendere assolutamente la marmellata e il Philadelphia, perché non solo sono andata inutilmente dal mio medico di base, ma ero anche in mega ritardo perché io mi sono svegliata stamattina e dovevo a tutti i costi, proprio dovevo fare il banana bread. Sapevo che avevo il tempo proprio super super contato, ma mi è venuta questa voglia assurda di banana bread, che è venuta una meraviglia. Adesso faccio vedere, non è versione sana, proprio l'ho fatto come si deve. E però mi mancava il Philadelphia e la marmellata. Direi che è venuto molto bene, adesso l'assaggiamo. Si è gonfiato tantissimo e come marmellata mi piace tantissimo questa. Vabbè, fichi è sempre stata la mia preferita, con fichi della Puglia, 70 grammi di frutta utilizzata. Facciamo subito il test, vediamo questa. Wow! No, vabbè, ma guardate che roba. Non ho messo noci né niente, solo banana, tante banane mature, 4, e cannella. Allora, posso dirlo? Il più buono che abbia mai mangiato. Non so se voi avete mai assaggiato il banana bread di natura, sì. E in assoluto, ve lo posso giurare, io di banana bread ne ho provati veramente tantissimi. Negli Stati Uniti, New York, Los Angeles, Londra, Bali, dove è pieno di caffetterie australiane, che loro sono bravissimi nel fare queste cose, ma ve lo posso garantire, giuro, credetemi su questo, il banana bread più buono in assoluto lo fa Natura Sì. E loro ci mettono il cocco, grattugiato, cocco rapé si chiamano, proprio nell'impasto, e la banana dentro, ma a pezzi anche grossi. E guardate come avevo lasciato tutto, esattamente come piace a me, così. Cioè, ma guardate la consistenza, com'è spugnosissima. Philadelphia, che vi dicevo prima, è marmellata di fichi. Ci siamo un attimino qua, disastro che ho fatto. Do da mangiare i cani, poi mi sa che mi metto un attimino tranquilla, perché mi sono strapazzata molto gli ultimi 3 giorni,
dove è arrivata questa sferzata di energia che leggevo nei libri sulla gravidanza, finalmente è arrivata, e non ho sofferto, come vi dicevo, di stanchezza eccessiva. Sì, mi stanco più facilmente, ma quella stanchezza eccessiva che insomma può venire facilmente in gravidanza, no. Però devo dire la verità che questi ultimi comunque giorni ho notato una differenza molto 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 importante in termini di energia, cioè l'energia che avevo prima di rimanere incinta, però anche di più, cioè non so, una sensazione strana. Sei elettrizzata, sei energica, sei, vuoi fare mille cose, poi sai che comunque dopo ci sarà il terzo trimestre, quindi la pancia diventerà sempre più grande e diventerà sempre più un ostacolo, diciamo, per fare tante cose, per muoverti, eh? E quindi dici, vabbè, allora sono gli ultimi mesi per insomma fare tutto quello che voglio di fare, di andare in giro, questo, quello, eccetera, eccetera. Però sento che un po' di riposo, anche solo un'oretta, un'oretta e mezza, ci sta e mi fa solo che bene. E tra l'altro c'è sempre Andrea che è un po' preoccupato, Andrea. Cioè Andrea è molto premuroso nei miei confronti, lo è sempre stato, adesso che sono incinta, vi lascio immaginare. E cerca, ogni volta che andiamo dal ginecologo, anche l'ultima volta da quello nuovo che abbiamo fatto l'ecografia, cerca di portarli a dirmi di stare un po' più calmina, un po' più tranquilla, e loro invece assolutamente no, va benissimo così, alla grande, vai avanti, rimani bella attiva, bella dinamica, fai, e sembrerebbe che non sia affatto un problema, quindi lui non sa veramente come tenermi buona, perché... Ecco, quando mi dicevate, sto guardando la lente sporca, spero comunque che non sia terribile la visione, però mi chiedevate dell'ansia, delle paranoie, Andrea, e il libro li chiama tipo i sintomi, cioè i papà maschi che stanno di fianco alla propria donna incinta, spesso sviluppano anche loro sintomi della gravidanza. Veramente, Andrea, a differenza mia, ha vissuto e vive ancora, devo dire la verità, con più ansia la cosa, ma solo dal punto di vista della mia iperattività, diciamo. Secondo me però va bene, cioè se senti che stai bene, che ce la fai, che non hai nessun problema, va bene, secondo me aiuta anche per il parto, no? Mentre no, gli esercizi non ho ancora iniziato e neanche gli allenamenti. Andrea mi chiedeva, visto che è lontano questi due giorni, mi chiedeva di mandargli le foto dell'ecografia, dell'ultima e della penultima. Così se le guarda questi due giorni che è via, perché noi quella cartelletta che io mi porto dietro ad ogni visita, esame, ce la guardiamo ogni giorno. Ragazzi, io non ho idea, è allucinante, è davvero allucinante. Non voglio fare la rompi, tra virgolette rompi, non è la parola giusta, ma quella che dice, cavolo, avevano proprio ragione, è proprio così. Capisci l'amore di un genitore, e voglio dire, io sono soltanto al quarto mese, quindi mi mancano ancora tot mesi di gravidanza, averlo quando nasce e poi tutti i momenti che costruiremo insieme, tutto il rapporto che andrà a svilupparsi, no? E adesso l'amore che io sento nei suoi confronti è qualcosa di immenso, enorme. Amo tantissimo i miei genitori, amo tantissimo Andrea, amo tantissimo i nostri cani, amo tantissimo mia sorella, ma l'amore che provo già nei suoi confronti è oltre ogni livello. E vabbè, mi prende così anche solo parlarne, quindi non riesco a immaginare come sarà, cioè come può essere più di quello che già non riesco a immaginare, no? Perché per forza di cose sarà di più, non ho idea, vabbè, comunque mi ripiglio. A quest'ora solitamente inizia già quel saporaccio schifoso in bocca e mi aiuta tantissimo
le cose fresche. Ho preso tantissima frutta l'altro giorno. Ho preso le pesche, zenzero anche, che però a me, devo dire la verità, non ha mai aiutato contro le nausee. A me piacciono tantissimo. I pomodorini sardi. C'è tantissima verdura che sta anche andando a male. Infatti mi dispiace tantissimo, ma io non... cioè, ho mille ricette che voglio fare, ma mi manca il tempo. Perché sto in giro, perché faccio mille altre cose, e però le farò sicuramente. I datterini anche mi fanno impazzire. Qui ci sono delle maschere. I mirtilli piacciono anche tantissimo. E tantissimissimissimo. Devo chiudere il frigorifero tra poco. Lo yogurt scaldasole al cocco, provatelo e poi ditemi. Primo trimestre, la quantità di cibo che compravamo e che è rimasta qui è vicina, tipo questi cracker, assolutamente no. Questi biscotti invece li mangio. C'è il mondo qua di roba. Ho preso i coni perché mi piace tantissimo il gelato, ve l'ho detto. Questi sono i cracker che invece mangio, gli unici cracker che mangio, perché sono senza lievito, integrali e anche questi normali. Poi sì, bisogna anche mettere a posto qua. Questi ogni tanto mangiavo con il latte, la granola poco. Queste invece sono buonissime, le noci, che non fa fuoco, ok, noci pecan tostate al miele, queste sono eccezionali. Vabbè, questi li conoscete, dai, esistono da una vita, io non li prendevo mai perché devo sempre i cracker normali. Questo è la pazza di casa, non l'ho mai capito nessuno questo, solo io e Andrea lo sappiamo, che lei è la più pazza di tutti. A dormire. No. Scusa, mio amore. Guardate cosa c'è qui. Cotonato anche, vero amore? Vuole dormire. Ah, vedete anche che gli ha tagliato i frisè, che prima erano lunghissimi, continuavo a tirarglieli, adesso invece non posso più tirarglieli. Sono uscita fuori a prendere il mio caffè e ho fatto anche un giretto veloce da Tiger e Calzedonia. Questo piatto, che ne avevo già preso uno ed è bellissimo. A me piace tantissimo quando ad esempio faccio le mie bowl con la frutta, lo yogurt, ma anche in realtà quelle salate. Questo cosino stranissimo, che però probabilmente avete riconosciuto che cos'è, serve per fare i dumplings. Fai tu il ripieno a casa, quindi decidi tu cosa metterci dentro, che gusti eccetera eccetera, poi metti qua queste paste rotonde che vendono pronte. Appena andiamo a Milano voglio prenderle perché voglio troppo fare questa cosa, sembra troppo carina, ma poi a me piacciono tantissimo i ravioli cinesi, non sempre voglia. La metti qua con la pasta rotonda, zac, chiudi. Così anche la forma è carina. Ci mettiamo con Andrea un giorno a farli questi. C'era questa, era l'unica per la mamma. Tra le varie cose voglio averla, così quando torniamo a casa dall'ospedale o in occasione del mio compleanno, non lo so in quale momento, però la userò di sicuro, mi piaceva, era carina. La Calzedonia invece ho preso un po' di questi calzini, che io adoro, con le scarpe da ginnastica, le sneakers eccetera eccetera, perché sono veramente veramente morbidissimi, leggeri, quindi adesso comunque che inizia il caldo eccetera eccetera, vedete, cotton blend, ci sono di diversi colori, però bianche a me piacciono veramente con qualsiasi scarpa, visto che ne ho prese tante di colori diversi. Sono belle, no? Perché si vedono rispetto al fantasmino, che non mi piace più, devo dire la verità. Poi queste sono più comode. Sono le 10:07 di sabato mattina. Sono finalmente riuscita a fare gli esami del sangue a digiuno. Quindi potranno vedere il valore reale della glicemia. Adesso mi sono presa il mio cappuccino, perché non ho neanche bevuto il caffè. Ho detto, no, proprio faccio le cose benissimo, così tutti i valori sono giusti. Ma anche perché ci ero rimasta malissimo, perché ho sempre avuto gli esami del sangue perfetti. Infatti mi ricordo che quando sono arrivati
i risultati di quell'esame del sangue, quando ho visto questa glicemia ho detto: oh mio Dio, ma io non l'ho mai avuta così. E stamattina un'altra cosa. Vi ho detto che voglio assolutamente raccontarvi le cose proprio per come stanno. Allora, una donna incinta, ho scoperto, non sopporta, almeno io dovrei parlare per me perché poi l'altra non lo so, io non sopporto la cintura, questa, sulla pancia, sotto, nel basso ventre. Cioè vorrei tipo che fosse qua. Non so se esiste la cintura speciale per le donne incinte. Un'altra cosa di stamattina. Sono particolarmente delicata, sono già scoppiata a piangere 3 volte e sono solo le 10:11, ma era tanto che non succedeva, devo dire la verità, cioè dal primo trimestre non è più successo, sono 3-4 settimane che non avevo più questa, non mi sentivo più così emotivamente wow, a un livello proprio extra. Sento delicata e sono scoppiata a piangere per niente, cioè stamattina mi ha preso così, si vede che stamattina gli ormoni sono tendenti verso l'emotività, bisogna vivere giorno per giorno la gravidanza. Oggi è così, domani è cos'ha? No, a parte oggi e a parte questa mattinata, devo dire la verità che da quando sono entrata nel secondo trimestre è un lusso. Sembra proprio di rispettare gli schemi, quelli che leggo nei libri. Il primo trimestre è così, il secondo trimestre è cos'ha? Ti sentirai così, sentirai questo, quello, quell'altro. Ma anche nelle applicazioni mi ritrovo tantissimo. E quindi niente. Mentre io ero lì dentro a fare gli esami del sangue, Andrea è andato al bar a prendere Kinder Bueno e lo Hacker. Solo che io ho ancora la cena di ieri nello stomaco, quindi non sono ancora riuscita a fare colazione. Mi sono presa il mio cappuccino e basta. Ditemi se l'outfit di oggi non è proprio tipicamente mamma. Ci sono certi outfit che sono proprio da mamma, questo mi ricorda tantissimo quelli. Invece è una cosa che sto aspettando Andrea intanto. Sto fermo in macchina, Andrea è andato a per una commissione qua e sto aspettando che torni. L'unica cosa che devo comprare che mi è rimasta è il reggiseno. Ho preso delle fasce, però non mi trovo per niente bene, cioè comunque sì, la metto, comoda e tutto, ma c'è quella volta che vuoi proprio il reggiseno e i miei reggiseni sono minuscoli per com'è il seno adesso, cioè proprio mi tagliano a metà. Il seno è stata una dei cambiamenti che proprio ci sono rimasti, ho detto wow, molto molto più grande, ma anche altro. Prima di tornare a casa siamo anche passati a prendere l'anguria, 10 kg di anguria, che spero sia dolce perché comunque è ancora presto, e siccome c'è una ricetta che ho in mente, che mi piace tantissimo, di mia mamma, ho preso le foglie di vite, poi vi farò vedere. Qui dentro invece, in questa borsetta bellissima, che poi si chiude anche così, guardate che carina che è, la teniamo come ricordo, ci sono un po' di snackettini indiani, perché vi ricordate che vi ho detto che Andrea era comunque in una casa di produzione indiana che gli ha lasciato dei snack indiani, non sappiamo bene, tipo queste penso che siano patatine, cioccolatino Milano, però questo da me l'ho preso in Italia, crodino che non è indiano, però l'altra cosa è indiana, cara Ciuda, non lo so, comunque dei snack salati anche loro. Questi ovviamente li ho già aperti, assaggiati, buonissimi, sono questi cioccolatini di zenzero candito ricoperto di cioccolato fondente, prontamente aperto dalla donna incinta che ha voglia di dolci. E qui dentro quest'altro sacchettino fatto così come la borsa ci sono un po' di tè, questi indiani. Comunque io devo andare in India, sapete che è un mio sogno da quando sono bambina, lo scrivevo nel mio diario da piccolina che sognavo di andare in India e non ci sono ancora andata, però sono stati troppo carini, no?